che possediamo sia tutti i pezzi dell'armatura degli abissi che i pezzi della spada dell'Armageddon, non ci resta che tornare dal Fabbro Nero per riforgiare nuovamente la spada. Rieccoci, Fabbro. È da tanto che non ci vedevamo. Spero che tu sia pronto, perché ora ti aspetta un compito molto difficile. Cavaliere. Rieccoci, Fabbro. Il mio miglior lavoro fino ad ora. Fino ad ora. Lo percepisce. Oh sì, sta forgiando. La sta rimettendo a posto. Guarda, guarda che manca ancora un paio di pezzi. Il vento sta cambiando. Una tempesta è in arrivo. L'inverno sta arrivando. No, scherzo. Non era quello che dovevo dire. Andiamo, angeli! Che bello. Assaltiamo! Ah, questi angeli. Sempre a pensare di poter fare più di quello che devono. Molto diavolo questo, eh. Molto diavolo il distruttore. Bella la spada. La lama finale. Ovviamente la spada ha gli stessi attacchi di ciò che avevamo prima. Riforgiata da Ulten, la lama dell'Armageddon è l'unica arma abbastanza potente da uccidere il distruttore. Ti dirò che posso ucciderlo benissimo anche con la falce. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. È bello rivederti, cavaliere. È bello che tu non hai altri dialoghi o potenziamenti per le mie armi. Ovviamente la lama è al massimo già del suo potenziale, cosa che non possiamo dire della nostra vecchia spada. Sei pronto? Non vorremmo mica far aspettare Abaddon. Giustamente. In sostanza ti sta dicendo, se devi comprare ancora qualcosa da Vulgrin, fallo. Se vuoi aprire qualche cesta da qualche parte che hai dimenticato, fallo. Eccomi qua, angelo. Sono pronto. E Abaddon. Uriel ha guidato la guardia degli inferi contro di lui. E come avevi predetto, la guardia soccomberà. Ma va? Angelo della morte, aiutami un'ultima volta. Che è stato? Cos'era sto flash? Ah, è guerra che... Sembrava un flashback per come era stato posto. Fatelo passare, questo è cattivo. Questo ti spacca la faccia, occhio. Mi ha scambiato per qualcun altro. Lei lo amava. E credo che gli amasse lei. Molto tempo fa, prima di tutto questo. Come uno stupido, egli mise il dovere davanti a tutto. Giustamente. Per questo morì. Tu farai lo stesso. Il paradiso ti bracca. L'inferno ti odia. Che cazzo vuoi, cavaliere? Non importa. In tutto il creato, che tu viva o che tu muoia. Unisciti a me, guerra. Come una potente spada, io ti innalzerò. I nemici si sgretoleranno contro di noi. Sì, ma credo di no. Milioni di migliaia di guerre saranno tuoi.
Interessante, ma ti dico di no. La giustizia di un consiglio corrotto. E un creatore ne abbandona chi gli è più fedele. Vero? Mi offro questa scelta, cavaliere. Preferisci servire in paradiso? O regnare all'inferno? All'inferno. Scelgo ciò che un tempo un codardo rifiutò. E l'ha lanciata via. Allora, Abaddon, fermati un attimo. Dammi un secondo, proprio uno, solo e solamente per sistemare l'inventario. Ovviamente. Dove scappi? E ti pareva. E allora hai rotto il cazzo. Hanno cambiato questa cosa? Io me lo ricordo chiaramente che usavo... che ho usato anche la falce durante il combattimento. Non lo vedo. E ti pareva. E quando mai? Ma dai, l'avevo preso! Che bello, tutto tremolante, non si capisce un cazzo di nulla! Preso! No, e scendi dal cavallo. Ecco qua. Vieni qui. Abaddon. Vieni qui che ti... devasto l'esistenza, Cristo santo. Aspettiamo che scenda. Ecco fatto. Ah, dannazione. Maledetto, scendi. Cos'è? Ci stiamo rincorrendo, ma dai. Preso. Maledetto draghetto. Adesso ti spacco la schiena. Ah, che bella questa scena con l'armatura degli abissi, però, dai. Ma che figata che è. Cado giù. Tutto qui, lo scontro finale? E la Madonna. Un po' esagerato, eh. Eccolo qui, Abaddon. La tua patetica legge non significa nulla. Adesso è finita. Allora, io me lo ricordo chiaramente che ho usato la falce contro questo boss finale. Però mi sembra che in questa nuova versione l'abbiano bloccati gli attacchi della falce, vedi?
Ma che bello, questo scontro finale è bello, perché è fatto bene. Cioè, oddio, è una mezza cazzata probabilmente in realtà, vabbè, dai. La miseria, non pensavo che erano così veloci. Volevo schivarli, ma è stato velocissimo, devo dirlo. Aia, che dolore. Schiva però, guerra. Diamogli un attimo fuoco. Ovviamente l'ha bloccato. Ho forzato la mano. Ora ho aumentato il mio potere d'attacco e anche la mia difesa. Grandi scontri samurai guerriero degli anime. Ti pareva. Vieni. No, e questa volta te l'ho evitato. Dai, era parità, l'avevo preso prima io l'attacco. Di nuovo? No, mi dispiace. Ma no, Abaddon. Solo io ti posso prendere alle spalle. È bello che comunque lui mantiene una parvenza angelica nonostante sia corrotto. È molto comunque regale. Tu mi hai insegnato una cosa. Scontro finale? In certi casi il dovere deve essere messo da parte. Equilibrio ripristinato. Deve essere fatto. Non è per dovere. E questo sarebbe facile? Ucciderti. Giustamente, gli ha solo spezzato le alucce. Ha fatto bene. Uriel. Uriel. Raccogli ciò che hai seminato, traditore. Giustamente. L'ultimo frammento, l'ultimo sigillo. Guarda! Dovevi saperlo che era un biglietto di sfrantata. È certo che lo sapevo. Consiglio. Sapevano che non avresti mai macchiato il tuo onore accettando di fare la parte del boia. Per cui ti hanno lasciato cadere. Sapevano che avresti massacrato tutti i colpevoli per ripulire il tuo nome. E così è stato. No! Pazienza, Baldracca. Ho qualcosa anche per te. La Madonna, che cattiveria! Io. Dovesse rompersi, ti potrebbero venire strane idee. Come non tornare nella tua gabbietta? È davvero tragico. Avevi in mano la libertà e poi l'hai persa. E tu tra poco perdi la mano. E c'è di divertente. Nemmeno tu rideresti al tuo funerale. Io sto ridendo al tuo. Nex Sacramentum. Il giuramento di morte è completo. Ecco fatto! L'ultimo sigillo spezzato. Cosa hai fatto? No, no, no! Il cavaliere è libero! Ti attorciglierò le budella attorno all'aureola. Provaci! Rialzati ancora e io ti ucciderò di nuovo.
Non puoi proprio più nulla contro Stavo di me. Stavo solo eseguendo gli ordini come te. Ma stai buono, cagnolino. Che cosa intendi fare? Combattere il consiglio? Combattere contro tutti? Inizierò uccidendo te, però. Non mi sfuggirai mai. Hai capito? Mai! Non dimenticare chi tiene il guinzaglio. Non tu, mio caro. Non l'ho dimenticato. Tu sapevi? Sapevi cosa sarebbe successo? Cosa avrei fatto? Per questo mi hai risparmiata. No. Allora perché? Perché non volevo che l'ultimo onore del paradiso morisse con il suo campione. Oh, è bravo. Ogni debito è pagato. Il ruolo che rivesto potrebbe portarmi a levare la spada contro di te. Se quel giorno arriverà, non esiterò. Sarai braccato dalla città bianca, senza dubbio. Dal consiglio e ce ne saranno altri. Non sarò da solo. Ho i brividi. No. Non da solo. Gli altri tre fratelli. Oh, finalmente. È stato un viaggio lungo. È stato effettivamente un viaggio lungo. E mi aspettavo molto di meno in realtà di episodi, ma in realtà è stato comunque interessante. Speravo di finirla prima, ma è durata molto. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito anche questa serie. Ora, c'è una piccola parentesi. Non so se farò adesso Darksiders 2 o faccio qualcos'altro. Devo un attimo decidermi. In ogni caso, quindi signori, io vi ringrazio per aver seguito anche questa serie. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima e nuova serie. Ciao a tutti!